Buonasera a tutti. Allora, cominciamo questo incontro che entra nell'ambito dei cosiddetti lunedì della Biblioteca Peterson dell'Università di Torino, che da una ventina d'anni organizza una serie di incontri con gli autori su volumi pubblicati più o meno di recente di argomento religionistico, diciamo così, cioè che si occupano in qualche modo del fenomeno religioso nei suoi diversi aspetti. Da alcuni anni facciamo due incontri anche al Circolo dei Lettori, questo è uno di questi, ce ne sarà poi ancora uno credo al mese di maggio. Allora, questa sera presentiamo un volume che è uscito presso Carocci poco tempo fa, qualche mese fa, ecco, intitolato Una sposa per Gesù, Maria Maddalena tra antichità e postmoderno, curato dal professor Edmondo Lupieri, che è qui accanto a me. Allora, devo dire qualche cosa su questo collega che è stato, come dire, un amico da coetaneo, amico da tantissimi anni, ha insegnato, è stato prima all'Università di Roma La Sapienza, poi è venuto a Torino e ha insegnato per diversi anni qui a Torino storia delle origini cristiane e poi è passato all'Università di Udine e io ho preso poi il suo posto su storia delle origini cristiane qui all'Università di Torino. Il mio successore. Due parole di presentazione. Il professor Lupieri è noto in Italia per un certo numero di pubblicazioni che si possono, come dire, organizzare intorno a tre nuclei tematici distinti che riguardano tutti il cristianesimo antico, in particolare il cristianesimo delle origini. Un primo gruppo di scritti, tutti pubblicati da Paideia, riguardano il personaggio di Giovanni Battista. Ne è pubblicato due o tre volumi da Paideia, uno dedicato specificamente alle fonti neotestamentali, un altro dedicato alla fortuna di questo personaggio nelle tradizioni dei Mandei e altri ancora che arrivano fino alla fortuna del personaggio in epoche più recenti. Un altro nucleo importante è stato il lavoro sull'Apocalisse che si è concretizzato in un volume della collezione della Fondazione Balla pubblicata da Mondadori, un commento all'Apocalisse di cui Lupieri è autore. E last but not least centro di interesse è il personaggio della Maddalena, sulla quale il professor Lupieri era già intervenuto in occasione di incontri del gruppo di Biblia in Italia. Io avevo letto il contributo che aveva scritto, che è stato poi pubblicato dalla Marcelliana, credo, un piccolo libretto, meno completo di questo. Evidentemente, quindi è da tempo che si occupava e si interessava a questo problema e ha riuscito a mettere su un gruppo di lavoro di autori, suppongo siano tutti giovani, quasi tutti e che ha avuto adesso una prima sede editoriale da Carocci in Italia e un'edizione più corposa, più robusta, è prevista per le edizioni di Brill, ma poi mi ha detto, Lupieri mi ha detto che è previsto anche un'aggiunta, un altro volume che sarà pubblicato dalla Claudiana. Così? Ok. Questo è un po' per introdurre il nostro interlocutore che è invitato. Allora, come noi facciamo d'abitudine, comincerà il professor Lupieri a presentare un po' il cantiere di lavoro che ha organizzato e come è riuscito a tenere insieme tutti questi contributi e poi farò un breve intervento
io poi da respondent, e poi ci sarà, spero, un po' di tempo per eventuali domande da parte del pubblico. Allora, cominciamo subito, lascio subito la parola al professor Piero. Prima di tutto permettetemi di ringraziare gli organizzatori di questa serata. Per me personalmente è un piacere grande tornare non solo nel luogo geografico Torino, ma nel luogo, come dire, di affetti e di amicizie, nel ritrovare vecchi colleghi, scusate, colleghi di lunga data, colleghi di lunga data con cui abbiamo passato avventure varie, diciamo così, nel passato, e allora è un piacere enorme per me, quindi grazie per tutto per aver organizzato questa serata, e grazie a tutti i presenti per essere venuti. La temperatura è rigida, non gelida come quella a cui, ahimè, non riesco ad abituarmi in quel di Chicago, però comunque pur sempre una temperatura rigida che inviterebbe, a parte a venire in un luogo splendido come questo, inviterebbe comunque a starsene a casa e al caldo magari in pantofole davanti alla TV. Ecco, Claudio, grazie per la tua presentazione. Che devo dire? È questa della Maddalena? Sentite bene o sentite un eco? Io un po'... Metta un po' davanti il microfono proprio. Così? Sì. Andiamo più meglio? Più vicino. Più vicino? Sì. Ah, addirittura. Va bene. Allora, questa della Maddalena è... Sì, lui abbassa e lei spinge avanti il microfono e siamo a posto. Cioè... Lei sta più vicino al microfono. Sì, così abbassa il volume, non fischia più. Basta che ci mettiamo d'accordo. Così. Okay. Allora sì, sta Maddalena è cominciata come una passioncella, poi è diventata una mezza ossessione. E quello che mi ha affascinato e poi ha affascinato i collaboratori non è tanto quelle quattro cose che possiamo sapere dalla Maddalena storica, perché alla fine stringi si arriva ben poco, ma come sto personaggio è stato ripreso, riutilizzato, rigirato un po' in tutte le salse all'interno del cristianesimo, al di fuori del cristianesimo, nelle varie tradizioni cristiane, in ambiente laico, in ambiente che non saprei come definire, diciamo nell'ambiente del far soldi alla Dan Brown, eccetera, queste cose, è un qualcosa che è affascinante per me personalmente, allo stesso tempo ti fa pensare, dici, ma dove siamo, dove andiamo? Una prima constatazione è che oggi noi nel XX-XXI secolo continuiamo a costruire miti con tutta tranquillità. Se voi pensate che nel Medioevo fossero tutti matti, pronti a credere a qualsiasi cosa, vedete che oggi è ancora meglio, voglio dire. E questa è la prima constatazione. Allora, come si fa a trattare un argomento così, un argomento che ti sfugge un po' da tutte le parti? Allora, avevo tenuto dei corsi a Udine, avevo scritto quell'articolo che Claudio ha menzionato, e poi arrivato, approdato dall'altra parte dell'Atlantico, ho fatto un corso sulla Maddalena con dei giovani di dottorandi locali, e ci siamo tutti un po' infervorati, questi giovani un po' entusiasti, ho detto va bene, allora rimbocchiamoci le mani e partiamo, tu fai questo, tu fai quello, tu vai in quell'altra direzione, tu ti prendi la filmografia, incomincia, tu vai in internet e mi fai un'indagine a tappeto, sono venuti fuori 40.000 siti, una roba incredibile, sulla Maddalena, io faccio il Nuovo Testamento, poi un altro lavora sul copto, eccetera, tu fai i testi gnostici, un altro mi fa i testi apocrifi non gnostici, anche lì a dividere, insomma, sono gnostici o non gnostici, eccetera. Che limiti cronologici ci poniamo? Dico, andiamo fino al V secolo, così poi con la patristica latina abbiamo dei pilastri abbastanza sicuri, ma con questi apocrifi dico sì, saranno del IV-V secolo, però magari li abbiamo in un manoscritto del XV secolo, e allora lì tutti, guardate, è stata un'avventura che non vi dico. Poi
siccome mancavano dei pezzi, no? Allora contatta qualche amico di qua e di là, alla fine avevamo quasi tutti americani, un gruppo di italiani, alcuni più disciplinati, altri assolutamente indisciplinati, mettere insieme 20 persone molto diverse, in ambiti diversi, poi tradurre tutto l'inglese in italiano e tutto l'italiano in inglese, perché adesso usciremo con il volume più grande, con tutti i 20 contributi, o poi ogni volta, siccome ci abbiamo messo tanti di quegli anni, ogni volta che si fa un'edizione devi andare a rivedere, perché nel frattempo è uscito qualcosa e allora devi fare gli aggiornamenti. Per cui è stata veramente un'impresa, e l'uscita di questo primo pezzo del lavoro è, dico, oh, finalmente, è stata una gravidanza lunghissima e un parto anche laborioso fino all'ultimo momento. Questo proprio dal punto di vista così tecnico, diciamo così, del come abbiamo messo insieme questo libro. Ecco, come abbiamo messo insieme questo libro. Per i contenuti, ripeto, quello che troviamo affascinante è come il personaggio è stato costruito e poi sviluppato e adattato secondo le varie esigenze. In ambito cristiano abbiamo la tradizione greca, che è rimasta coerente. Nella tradizione greca la Maddalena è quella che porta l'unguento per ungere il corpo che non c'è più di Gesù, e così lo trova la tomba vuota, quindi è la santa mirrofora, no? Quella che porta l'unguento, la mirra, al sepolcro. E hanno soltanto esteso la sua figura, seguendo il Vangelo di Giovanni, alla scena della crocifissione, questa famosa Cimabue, no? Una scena incredibile, un mantello rosso, i capelli biondi, cioè non la vedi di faccia, no? Drammaticissima. E poi, tipica anche di questa tradizione, è che la Maddalena entra nelle scene del compianto del Cristo morto. Questo è tutto apocrifo, perché nei Vangeli non c'è. E però la Maddalena rimane ancorata alla morte e alla risurrezione di Gesù, in quelle tradizioni. Nelle tradizioni latine che cosa succede? Il fatto è che nei quattro Vangeli c'è la Maddalena che vuole ungere Gesù, e va bene, e non ci riesce perché il corpo non c'è più. Però ci sono altre donne che ungono Gesù. Nel Vangelo di Marco, di Matteo, c'è una donna anonima che unge Gesù a Betania, vicino a Gerusalemme, a casa di un certo Simone il lebbroso. Era ancora lebbroso, chi lo sa, nel Vangelo non dice niente, e poi gli apocrifi diranno: no, ma Gesù l'ha guarito, per carità, non puoi andare a casa di un lebbroso senza guarirlo, così, però lì non c'è. E se fosse stato lebbroso ci sarebbero stati problemi di purità, entrare nella casa di un lebbroso, perché la contaminazione può venire per il tetto per copertura, che è nella stessa stanza con un lebbroso. Abbiamo il Vangelo di Luca, dove invece troviamo, mesi prima, in Galilea, in un posto senza nome, un'altra donna senza nome, che però è una peccatrice pubblica, che unge i piedi di Gesù a tavola a casa di Simone il fariseo. No, Simone il Broso, Simone il fariseo. E quello, ricordate, no? Quando Simone dice: ah, ma questo qui come fa a essere un profeta? No, perché se questa qui è una peccatrice pubblica, non dice che sia una prostituta, però peccatrice pubblica, suona più o meno, no? Allora questa si presume che non osservi le norme di purità rituali, se va lì e comincia a toccare, baciare lacrime, capelli, piedi, Gesù, questo è sdraiato a tavola, questa lo contamina, e lui quando tocca il cibo gli contamina pure il cibo al fariseo, e allora il fariseo ragionevolmente dice: questo non è profeta, perché sennò avrebbe capito che non si lascerebbe toccare da quella che poi che razza di ospite è, che mi viene lì, che mi contamina il cibo, e poi no, non si può fare una cosa così. E allora, coerentemente, come sempre accade, spesso accade nel Vangelo di Luca, però la purità di Gesù distrugge
l'impurità, e allora dici: i tuoi peccati sono dimessi, allora non c'è più il peccato, quindi non c'è più la conseguenza del peccato, che è la contaminazione. Però questo avviene lontano dalla crocifissione e dalla morte di Gesù. Invece le unzioni a Betania di Marco e di Matteo in qualche modo sono in previsione della sepoltura. Poi arriva Giovanni e lui dice che è sempre a Betania, ma non a casa di Simone, ma a casa di Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato, dove, secondo Giovanni, ci sono due sorelle, una che si chiama Marta e una che guarda caso si chiama Maria, Maria di Betania, e questa Maria di Betania unge Gesù. E anche lei la storia lì, poi anche questo simile poi anche negli altri Vangeli, nei sinottici, no? questo Noemi Ramenardo che costa carissimo, 300 pezzi d'argento, quello che è, insomma, era lì il loro Giuda, che si arrabbia, no? Tutto il resto. Allora, nelle prime generazioni, ma abbastanza presto, quelli che sono messi a lavorare al Nuovo Testamento, come pastori, come gente, si dice: ma oh, quante volte è stato unto sto Gesù? Là, qui, su, giù. E poco per volta c'è stato un processo di unificazione dei racconti, per cui Maria di Betania è diventata Maria Maddalena, è diventata la donna anonima e è diventata la prostituta. Cioè si è pensato che ci fosse stata una sola unzione raccontata in modi diversi dai vari evangelisti. E ci sono state grosse discussioni anche nel secondo e terzo secolo, cioè, diciamo, abbiamo testimonianze di Agostino, di Origene, uno dice no, ce n'erano due, l'altro dice no, ce n'erano tre, non è vero che ce n'era una sola, però se uno dice che non è vero che ce n'era una sola, vuol dire che c'è gente che riteneva che ce ne fosse una sola, in realtà, di donne che hanno unto Gesù, e che quest'una fosse la Maria Maddalena uguale a Maria di Betania. Con il Papa Gregorio Magno abbiamo nell'Occidente latino la ufficializzazione, diciamo così, della fusione delle Maddalene in una unica Maddalena, che era quindi prostituta, poi pentita, redenta da Gesù. C'è anche quel passo in Luca che dice che la Maddalena è un'ex indemoniata. La Maddalena aveva sette diavoli, sette demoni. E la finale lunga del Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco, dice che è Gesù che glieli aveva cacciati. Il Vangelo di Luca non lo dice, però insomma, tu sei lì, sei una discepola. Allora, interpretazione, questi sette demoni, sette diavoli che vanno dentro, erano i sette peccati capitali, no? Per cui questa le faceva tutto, non un gran complimento da parte di Luca dire questa qui c'è un ex indemoniato, e lì se siamo un poco cattivelli, un po' cinici, forse pensiamo che all'epoca della redazione del Vangelo di Luca ci fossero già un po' di problemi con queste donne che avevano autorità, allora incominciamo a se c'è qualcuno un po' rappresentativo, incominciamo a mettere i puntini su lei, insomma, queste donne teniamole un po' buone, ecco, allora, sì, questa qui, tanto così, però in fondo è un'indemoniata, ecco, insomma, era così. E allora se questa aveva tutti i peccati di questa terra, anche la lussuria, e quindi è una riprova del fatto che fosse la prostituta. Perché sta prostituta? Questa prostituta serve moltissimo a livello pastorale. Perché? Guardate, ero andato a vedermi anni fa le vite degli eremiti del deserto, noi santi del deserto. Quasi tutti maschi, ma ci sono anche 11 donne, eremite. Di queste 11, 4 sono ex prostitute. Scusate, una percentuale oltre il 30%. Ma dove la trovi una percentuale? Vuol dire che serve alla struttura ecclesiale avere un modello di comportamento di pentimento e redenzione, in questo caso poi un finale ascetico.
E in questo modo, siccome la prostituzione è considerato il più umiliante dei peccati, proprio il livello infimo dell'esistenza, avere la santa ex prostituta ti permette di proporre un modello che vale per tutti, perché peggio di così non può essere. Ora, se uno in quella situazione poi ti diventa una santa, allora c'è speranza per tutti, no? Anche i miei peccatucci, in fondo, se quella andata così, allora diventa uno strumento di estrema utilità pastorale. E come tale va avanti nella Chiesa Latina per un buon millennio, circa, fino a dopo l'illuminismo, in realtà con la Riforma, diciamo con la Riforma protestante, il ritorno ai testi, ci sono esegeti sia cattolici sia protestanti che dicono ma qui c'è tutta la polemica delle tre Maddalene o delle Maddalene divise, e dicono qui non ci può essere un'unica donna che ha fatto tutte queste cose, dobbiamo dividere l'immagine della Maddalena. Gli esegeti riformati cattolici vengono messi a tacere. In ambiente protestante, Lutero e Calvino accettano ancora l'idea che la Maddalena sia una prostituta pentita perché serve proprio come modello, ma poi gradualmente, abbastanza rapidamente, devo dire, nel giro di una generazione, l'esegesi protestante ha come caratteristica l'idea che ci sono tante donne diverse che hanno unto Gesù in momenti diversi e che la Maddalena non è un'ex prostituta. In ambiente invece cattolico la cosa continua, e qui la cosa diventa assolutamente affascinante, soprattutto se si passa poi al mondo dell'arte e della rappresentazione, perché nelle rappresentazioni artistiche più antiche abbiamo sta Maddalena con l'ampolla, no? Che va al sepolcro, va bene, oppure sotto la croce, tutte queste cose. Ma poi incominciano ad aggiungersi altri elementi. Un elemento importante è questo. Se tu hai condotto una vita di peccato, diciamo siamo in epoca più o meno medievale, hai condotto una vita di peccato e poi ti redimi e ti penti, che cosa fai? Vai a vivere, ti fai frate, vai a vivere da eremita. Ecco che allora si sente il bisogno di supporre che anche la Maddalena sia finita santamente come eremita. E in combinazione esisteva già la vita di Santa Maria egiziaca, Maria d'Egitto, che questa poi era terribile, doveva essere una, la leggenda, sarà anche esistita poi la donna, non lo so. Ma la leggenda dice che questa era satanata di sesso addirittura in Egitto, era una roba terribile, si attacca a una carovana di pellegrini che vanno in Palestina raccogliendo evidentemente il successo di questi pellegrini, non lo so, però poi ti arriva in Palestina e patatrac, che ti entra in crisi, pianta lì tutto e va nel deserto, dove vive in miseria totale ed assoluta, in solitudine, però vengono gli angeli che la portano in cielo, sente la musica degli angeli che la fa vivere, e poi più tardi aggiungeranno anche, perché questi racconti si crescono, no? Col tempo aggiungeranno anche l'Eucaristia angelica, tutte queste storie, e non si cambia d'abito finché gli abiti si sfaldano, ma lei è ormai vecchia, è vestita, è magrissima, vestita dei soli capelli, e vive così nel deserto. Quando applichiamo l'idea di conversione radicale alla Maddalena, cosa facciamo? Prendiamo la dieta di Maria egiziaca, togliamo egiziaca, mettiamo Maria Maddalena e paffete, abbiamo la vita eremitica di Maria Maddalena, che ha un enorme successo e ti diventa ulteriormente un modello di conversione. Ma non basta, c'è un altro elemento che si inserisce. La Maddalena, che secondo Matteo e Giovanni, no, secondo Marco e Luca, secondo Matteo e Giovanni, incontra il risorto, Gesù risorto, da Gesù risorto, o lei da sola in Giovanni, o con un'altra,
il Matteo riceve l'invio ad annunciare la resurrezione ai fratelli. Gesù, che saranno poi gli apostoli o i fratelli, i suoi fratelli. Quindi viene mandata, quindi è una apostola, pure lei, no? Apostolo è l'inviato, il messaggero. Ed è un'apostola per gli apostoli, quindi l'apostola, apostolorum di tante tradizioni. Da questa idea parte l'idea che questa donna, che ha ricevuto una rivelazione straordinaria, si metta ad annunciare. Ci sono leggende che la fanno arrivare a Roma, va a parlare, va a protestare con Tiberio. Dice, ma insomma tu hai fatto crocifiggere questo, Tiberio è curioso, le chiede, ma insomma cosa è successo in Palestina, tutte queste storie. No? Oppure diventa una che predica e annuncia. Fra l'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo si crea una leggenda che dalla Palestina, la leggenda matura la troviamo nella leggenda aurea di Jacopo da Varazze, su una barca, alcuni dicono senza remi, senza timone, senza vele, altri dicono che sono, allora c'erano i saracini, non i saraceni, qui diciamo i pagani, eccetera, mettono su una barca e l'abbandonano nel Mediterraneo un certo numero di cristiani, di seguaci di Gesù. Fra questi, poi questo è bellissimo, perché poi questo cresce, no? Col passare degli anni alla fine ce n'è una truppa di gente. Comunque c'è San Massimino, che è uno dei 72 discepoli, non sappiamo niente, però c'è San Massimino. Ci mettono Lazzaro, ci mettono Marta, ci mettono Maria di Betania, ci mettono la Maddalena, identificata con Maria di Betania, con le loro serve, a certa tradizione c'è anche una figlia, allora c'è Marta, Martilla, c'è Sara, la Santa Sara, quella dei Rom, degli Zingari, no? E questi però miracolosamente, invece di finire affogare nei flutti, nei gorghi del Mediterraneo, passano attraverso Scilla e Caribi e arrivano a sbarcare a Marsiglia. E così abbiamo il collegamento con la Gallia e con la Francia. Intanto in contemporanea in Gallia succedono cose strane. In un'abbazia Veselay in Borgogna, che è un posto tra l'altro splendido, una tappa del cammino per arrivare a Compostela, c'è un abate ambizioso che ha bisogno di una reliquia importante, e allora si dice che prende un monaco, questo monaco Babilone, che parte, va giù sulla costa, prende il corpo della santa nella città che era stata distrutta anche qui dai saraceni, e lo porta lì, e la santa poi che guida, perché ovviamente il carro con la reliquia si ferma, no? Perché allora è qui che voglio restare, e allora boom, un culto enorme, diventa centro di culto, principi, sovrani, papi, eccetera. Poco più di un secolo dopo abbiamo gli Angioini che devono fondare la loro dinastia, il buon Carlo e il figliolo, re di Napoli, e allora cominciano a scavare in Provenza e ti trovano che il corpo della Maddalena non era mai arrivato a Veselay, era ancora lì. Allora il corpo ce l'abbiamo noi, non ce l'avete voi. E siccome questo si appoggiava sui Domenicani, allora il Papa alla fine dice il corpo vero è questo qui, e gli altri niente, tutta la cosa, addirittura in un posto ne trovano tre di Maria, tutte le famose tre Marie, non quelle del cioccolato, del panettone, no? sono la Sainte Marie plurale della Mer, e le hanno trovate tutte lì, e tutta la cosa cresce, e si continua a ricamare, ad aggiungere pizzi e merletti a questa leggenda. Allora sta Maria Maddalena, ha incontrato Gesù risorto, il quale l'ha inviata ad annunciare i discepoli, quando arriva a Marsiglia cosa fa? Si mette a predicare, a convertire, converte addirittura un presunto principe di Marsiglia, il quale non riusciva a mettere incinta la moglie, però grazie alle sue preghiere la moglie rimane incinta, hanno un bambino, allora partono in pellegrinaggio per andare a Roma a incontrare Pietro, ma naufragano miseramente su un'isola, la moglie muore, le abbandonano lì, il figlio morto, credo tutti morti,
questo va giù, parla con Pietro, si converte, torna indietro, arriva in quest'isola e scopre che la Maddalena ha tenuto in vita, ha risuscitato la moglie defunta, ha tenuto in vita il bambino su quest'isola deserta in attesa che lo arrivasse. A quanto pare quest'isola prima si chiamava Bucinara, ma adesso avete sentito parlare dell'isola della Maddalena. Che te, capito? Allora, vedete questa cosa, io non lo so, io mi ci appassiono con queste storie, sarà anche razionale, ma è una cosa di una bellezza incredibile questa. A questo punto però abbiamo tanti racconti diversi. Abbiamo la mirrofora, la ex prostituta, la predicatrice e la scepa. Come facciamo? E mettiamo tutte le storie insieme e facciamo una bella storia. Allora questa è prostituta, poi incontra Gesù, si converte, scopre la tomba vuota, parla col risorto, porta l'annuncio, predica in Gallia e poi finisce asceta nel deserto. Però in Francia il deserto non c'è. E però ci sono le montagne brulle della Provenza. E allora ecco che lì c'è una bella grotta, la Saint-Baume, dove tuttora, se voi andate, bellissimo, portate degli scarponi, 45 minuti a piedi, potete andare su, però il corpo, quello giusto della Maddalena, è giù a Saint-Baume, è bellissimo, veramente, poi lì hanno scavato, hanno trovato tombe del V-VI secolo con delle iscrizioni interessantissime, che non c'entravano ancora niente con la Maddalena che è arrivata dopo, l'hanno scoperta dopo, e però c'è questa parete a strapiombo con questa grotta dove adesso dentro c'è una chiesa tutto, e allora lì i racconti di Maria Egiziaca dal deserto d'Egitto medio orientale vengono adattati e spostati alla grotta lì nella Gallia meridionale, e lì ci sono gli angeli che scendono e salgono, lì viene vive coperta soltanto dei suoi capelli, vecchia, magrissima, eccetera, eccetera, finalmente muore. E così abbiamo la leggenda completa. Fondamento storico, a questo punto non c'è più niente. Però smantellare tutta sta roba, come si fa a smantellarla? Dico, c'è roba che poi serve. E questo modello, e qui... non so quanto ancora mio, ecco, un po' poi. Ancora un pochino poi. Questo modello diventa, ripeto, ha un tale successo perché è di estrema utilità. Ed è interessante vedere come venga sfruttato in contesti diversi. L'appropriazione da parte delle arti visive del, non so chiamarlo, la leggenda, il mito forse a questo punto della Maddalena, è veramente impressionante, perché si vede come passa attraverso i secoli, no? Prima questa donna affranta, la croce, eccetera, eccetera, poi il grande cambiamento con l'epoca barocca, con l'illuminismo e poi l'epoca barocca, quando incominciano a riflettere sul pentimento e sul peccato. Ma mentre alla fine del Medioevo abbiamo la donna emaciata e pentita, pensate a c'è questa immagine impressionante che tutti questo l'ho finito qui di Donatello, no? A Firenze, quella statua lignea in cui, ce l'abbiamo qui da quel frate, quella statua lignea in cui. Ecco, questo qui, non so, ve lo ricordate tutti, questa qui è famosissima, no? Questa è la figura numero 53 nel nostro libro, questa statua lignea in cui effettivamente è nuda, vestita dei suoi capelli, ma non c'è nulla che ti faccia pensare a una donna nuda, e Radio Donatello era già anziano, avanti negli anni, ma che questo volto così emaciato, distrutto, sembra quasi un cadavere che cammini, no? Tanto distrutta dall'ascesi. Però poco per volta, e anche grazie a una stampa di Dürer, arriviamo a un'altra Maddalena, sì vestita dei suoi capelli, ma ben tondeggiante, e quasi, guarda, come una Madonna quasi, questa siamo alla figura 56, una Madonna vestita dei suoi capelli, solo dei suoi capelli.
stampa di Dürer, questo qui è tutta coperta dai propri capelli, la stampa di Dürer, invece Dürer fa già una cosa un po' cattivella, cioè ci sono sti capelli che scendono giù, ma arrivano giusto a coprire un pochino lì e un pochino là, ma tutto il resto del corpo è nudo. Poco per volta si passa dalla idea di rappresentare il pentimento di una peccatrice a quella di rappresentare la peccatrice che si pente, ma il pentimento è un po' messo tra parentesi e diventa un espediente in realtà per presentare una donna nuda molto bella in ambiente, il deserto diventa un ambiente lussureggiante di vegetazione, eccetera. Spariscono i segni tradizionali, per esempio anche Caravaggio aveva rappresentato la Madonna pentita, no? La Maddalena pentita, e si capiva il pentimento perché aveva buttato i gioielli per terra. C'era, è un segno, c'era l'ampolla per terra dell'unzione, i gioielli, e lei sta così accovacciata. Era una prostituta diciassettenne quella che aveva usato Caravaggio come modello, a quanto pare, una delle sue. Caravaggio è intrigante, Caravaggio. Lui non ha mai rappresentato una donna nuda. Ragazzi sì, ma donne no. E questa qui è vestita, ma è vestita poveramente. Non è la principessa di certe rappresentazioni o delle rappresentazioni nordiche protestanti. I protestanti la rappresentano spesso vestita elegantissimamente con l'ampolla, l'unica cosa che sembra una signora dell'alta borghesia germanica, olandese, cose così. No, questa è vestita come una povera donna, però non è ancora vestita, poco per volta ti diventa nuda. Abbiamo Maddalene, queste le ricordate Tiziano, no? Maddalena pentita del Tiziano, a seno completamente scoperto e coi capelli lunghi, e dovete intervenire il cardinal Borromeo a sdoganare l'immagine seminuda della Maddalena, dicendo che era una nudità naturale ed era più materna che lussuriosa. E quindi l'ha sdoganata così, perché evidentemente a metterla in chiesa c'era dei problemi, l'aveva messa in sacrestia, non lo so. Però poco per volta si sposta anche la committenza, e dalla committenza ecclesiale si passa anche una committenza nobiliare nelle corti europee. Una committenza nobiliare nelle corti europee, si ama anche rappresentare la Maddalena. Abbiamo una famosa cortigiana amante di non so più quale Carlo di Francia, che si fece rappresentare sia come Maddalena ignuda, sia come Madonna, e con il bambino Gesù, era credo il secondo dei figli illegittimi avuti dal re di Francia. Ecco, e quindi c'è questa cosa che anche lì, e si arriva poi le cose più belle e più affascinanti. Adesso quelle cose qui non le abbiamo messe perché c'erano problemi di royalties, ma c'è questa. Quando si arriva in epoca poi vittoriana, ottocentesca, britannica e francese, abbiamo dei nudi, delle Maddalene nude provocantissime. Questa è una delle più caste e delle più coperte, è molto interessante questa qui di Eti, perché non si vede bene, c'è un crocifisso nudo con un piccolo velo a coprire i genitali, e c'è una Maddalena altrettanto nuda che è speculare rispetto al crocifisso, no? guarda Gesù con occhi d'amore, è completamente nuda e ha ancora gli orecchini, mentre invece la tradizione dai tempi di Caravaggio che avesse gettato via i gioielli, ma lì ha ancora gli orecchini, quindi l'eredità, diciamo, del peccato è ancora viva lì. E lui così, altri gli autori francesi dicono che sta la Maddalena, insomma, è una bella donna, una bella ragazza nuda in mezzo ai prati, che ti guarda pure così, e allora diventa un espediente. Allora sta poi la Maddalena l'hanno girata, l'abbiamo girata, rigirata da tutte le parti,
per arrivare poi finalmente ora in ambiente, anche in ambiente cattolico, si è abbandonata completamente l'idea, completamente per modo di dire, si è abbandonata ufficialmente l'idea che la Maddalena fosse un ex prostituta. Nel 69, con la riforma liturgica, si è distinta Maria di Magdala da Maria di Betania e dalla prostituta, dicendo questa è la santa del 22 luglio, non ha nulla a che fare con la prostituta. E ancora recentemente, 2 anni fa, con Papa Francesco è stata elevata da commemorazione a festa, credo che si dica così tecnicamente, la commemorazione della Maddalena del 22 luglio, e si è riaffermato ancora esplicitamente che non ha nulla a che fare, nulla a che vedere con la prostituta. Questo ha creato dei problemi. E qui entro in un... parlo dell'ultimo capitolo a questo punto, perché ho incontrato nella ricerca, così ho andato a sentire una conferenza, e ho incontrato una persona notevole, straordinaria, una signora della mia età, che ha parlato della Maddalena come prostituta. E questa signora della mia età, e dico cose che lei dice pubblicamente ovviamente, questa a 12 anni fu violentata da un prete cattolico, americana, californiana, di famiglia parzialmente polacca. A 15 anni ha cominciato a prostituirsi per andare avanti. Ha avuto la grande fortuna di non finire nelle sgrinfie di un protettore. Lei dice: la mia mezzana è stata la fame. Ne ha viste di tutti i colori, è stata sposata, ha avuto 5 figli, poi è rimasta, non parla di questo marito, deve essere un brutale, cioè, comunque alla fine lei ha dovuto educare, tirare su 5 figli, bisogno di soldi, disperato, e ha continuato a prostituirsi, facendo anche altri lavori, sempre però con questa angoscia dentro, e parlava spesso con una suora, e questa suora le diceva: ma guarda la Maddalena era il suo santo. Dice: se ce l'ha fatta lei, come dicevamo prima, puoi farcela anche tu. E lei è andata avanti con questo tormento finché, questo lo ha raccontato pubblicamente, un giorno era con un cliente, si sono appartati, questo aveva un camioncino, un pulmino, era un pick-up truck, si sono appartati in una stradina secondaria, e mentre lei faceva sesso con quest'uomo, guarda fuori dal finestrino e vede una croce piantata lì in un campo. Anche qui a volte, specialmente negli Stati Uniti, c'è gente che piantava una croce. E lei ci ha detto: guardate, mi viene ancora, possiamo essere credenti o no, che sono cose, poi grida, lei dice: io ho avuto netta la percezione che Cristo mi avesse seguita fin là, nel punto più ignobile della mia esistenza. Allora ha detto: basta, a questo punto basta, e con tutti i sacrifici possibili ha smesso. Lui è una donna straordinaria, è stata campionessa di surf, ha fatto una scuola di surf per bambini disagiati per dare loro possibilità di fare cose, ha fondato un'associazione di dialogo di prostitute, ex prostitute, per parlare, adesso collabora con una suora, con la diocesi, l'arcidiocesi di Los Angeles, l'arcidiocesi cattolica, scusate, di Los Angeles, per il recupero, per l'assistenza, perché poi è difficile, difficilissimo, se tu sei una prostituta, come fai a uscire dal giro? Si è messa, non più giovane, a studiare teologia, si è presa un master di teologia a Harvard. No, mica scema la ragazzetta, ormai cinquantenne o giù di lì, quando e ha fatto una tesi che è riflessa poi nell'articolo qui, che si muove in due direzioni. Una direzione è smantellare dei miti storiografici che si leggono in giro, non fra gli studiosi di patristico, fra gli studiosi di San Tommaso, ma fra persone che lavorano nello studio del campo della prostituzione, i quali ritengono che prima Agostino e poi Tommaso abbiano tollerato la prostituzione. In particolare Tommaso avrebbe detto che la prostituzione è come una fogna nella città: se chiudi la fogna ti salta tutto. In particolare questo serve per,
per permettere lo sfogo ai maschi, che se no diventerebbero tutti sodomiti, no? Allora la prostituzione serve. E questa storia della fogna, lei dice che l'ha sempre vissuta come un grande insulto, poi è andata a vedere, ma dove lo dice Tommaso? E Tommaso non lo dice da nessuna parte. In realtà un libro di Tommaso è rimasto interrotto, è stato continuato una ventina d'anni dopo da un suo discepolo, il quale ha aggiunto la frase galeotta. E mentre gli studiosi tomisti sanno benissimo che quello era un altro, non così in una cultura semipopolare o di cultura popolare chic, bisogna dire, ah, ma anche Tommaso, vedi così, di qua di là, cioè, tu hai citato delle cose di giornalisti che dicevano, ah, la Chiesa nella sua lungimiranza, diceva questo giornalista, vedi, ha tollerato la prostituzione come fatto socialmente utile, cioè, e allora lei ha fatto la sua tesi, un verso demolendo quella, peraltro riflettendo su un'altra cosa. E lì si è presa con studiose, soprattutto femministe, in America, dicendo sì, voi avete salvato la Maddalena dall'ignominia della prostituzione, ma mi avete distrutto la mia santa. Io adesso, prostituta che credo ancora e che fatico per uscire e sono credente, non ho più il modello. È andata a rivedere Gregorio Magno, si è innamorata di Gregorio Magno, perché è andata a leggere le lettere, le prediche e tutto, dice, ma guarda Gregorio Magno, perché citano solo quella frase lì dove dicono che la Maddalena si era la prostituta, ma legge quello che dice prima, quello che dice dopo, quanto, a parte la retorica di Gregorio Magno, che fa le sue frasi, insomma, tutte eleganti, quello che sapete meglio di me, queste cose, ma è la tensione di Gregorio Magno nel raccontare l'amore senza fine di questa donna che passa da un amore carnale a un amore spirituale per il suo Gesù, il suo Cristo. È per quello che torna al sepolcro, anche se trova la tomba vuota, Gregorio commenta Giovanni, non che una volta c'è la tomba vuota, non sapevo lei, però ritorna. Perché ritorna? Perché ama e non può vivere senza. E allora ritorna e è gratificata dall'incontro con il Salvatore. Ma è molto interessante vedere questa signora ex prostituta che in realtà fa delle lezioni di pastorale e alla sua conclusione poi personale, e questo è il capitolo conclusivo di questo libro particolarmente, è che anche se è stata una prostituta, comunque la testimonianza d'amore viscerale della Maddalena è tale che anche oggi, ancora oggi, può essere di utilità a chiunque, uomo, donna, più o meno peccatore, nel rapporto con Cristo. Quindi, vedete, questo è un libro strano questo qui alla fine, no? Che partiamo dal Nuovo Testamento, finiamo con la testimonianza, alla fine ci siamo decisi alla fine a usare un doppio sistema di scrittura nell'ultimo capitolo, perché abbiamo messo in corsivo le parti, diciamo così, di testimonianza personale, quando lei diceva perché è candidamente brutale nel raccontare quello che le è successo, e abbiamo messo in romano, no? In italico, quasi in romano. Il romano è il carattere. E la parte, diciamo, di discussione scientifica. E quindi questo libro, se lo volete affrontare, si comincia dal Nuovo Testamento, si passa agli apocrifi gnostici, la patristica soprattutto occidentale, ma anche cose siriache, perché in area siriaca poi l'identificazione della Maddalena sì con la prostituta è abbastanza arcaica, al di fuori del cristianesimo, nelle tradizioni manichee e mandaiche, dove la figura ricompare sempre, la chiamano sempre Miria e Mariamne, ma è un ulteriore sviluppo in cui convergono anche altre identificazioni, perché a un certo punto
le funzioni della Maddalena in certi testi copti, per esempio, vengono assunte da Maria la madre. È la madre che incontra il risorto, non la Maddalena, perché sembrava impossibile che la madre non potesse esserci, no? Allora diventa l'immagine, gli attributi della Maddalena passano alla madre, e viceversa in altri testi attributi tipici della madre, beata per esempio, beata, perfetta, eccetera, passano alla Maddalena. Maddalena che poi nelle tradizioni gnostiche diventa la, o permane come la discepola preferita di Gesù, colei che riceve l'illuminazione in modo particolare, colei che riceve il bacio, il famoso bacio galeotto sulle labbra, di cui parla il Vangelo di Filippo, di cui parlano altri Vangeli, lei come altri discepoli privilegiati viene baciata da Gesù, e quindi c'è una comunicazione spirituale che la mette al di sopra di altri discepoli. E via via, poi attraverso il Medioevo ci sono due capitoli sulla storia dell'arte, ci sono cose fino, c'è uno sulla filmografia, e arriviamo fino a, alla Madonna dei nuovi movimenti religiosi, tutte queste storie che è andato in Etiopia, Gesù da giovane è andato in Egitto, oppure non è morto sulla croce perché sapete era un esseno, e anche la Maddalena conosceva tutti i segreti delle erbe, insomma l'ha salvato, curato, questo è andato in India, è andato in Kashmir, c'è tanto la tomba, in Kashmir c'è di tutto, c'è la tomba della Madonna, la tomba della Maddalena, c'è la tomba di Gesù, questo è molto vecchio con tanti figli e tutte le storie, poi ci mettiamo dentro Kazantzakis, l'ultima tentazione, film di Scorsese, ci mettiamo Dan Brown, insomma il minestrone maddalenico è arrivato nel XXI secolo a limiti incredibili, e noi cerchiamo di mettere un po' i paletti e di dire allora questa tradizione, questa parte è tradizionale, e chiudiamo con la testimonianza di ricerca e di vita della signora che si chiama Mary, anche lei per caso, e quindi un'altra Maria, ecco, Maria del XXI secolo. Dopo questa introduzione così completa, perché ha toccato alcuni punti nodali del libro, mi resta poco da aggiungere, mi ha anche un po' spiazzato perché ha detto metterci d'accordo alcune cose che avrei, sulle quali avrei voluto intrattenermi. Comunque, partendo proprio da questa considerazione, apprezzando questo sforzo di presentare, diciamo, qualche linea di sviluppo di una tradizione che si è formata su questo personaggio, che, come avrete capito, è un personaggio costruito come qui mi viene in mente l'immagine del rolling ball, cioè della palla di neve che è stata usata per la formazione del Vangelo di Tommaso, comunque si può estendere anche alla formazione delle tradizioni che, come dire, raccolgono, incrociandole, modificandole, selezionando diverse informazioni, diverse pratiche anche, diversi culti, diverse rappresentazioni, fino poi a formare un personaggio che è complessissimo e che si potrebbe sottoporre quasi ad una sezione chirurgica per poter come dire, individuare le varie parti. Questo secondo me è una prospettiva importante che purtroppo però non c'è nel libro esattamente. Io suggerisco, mi permetto, di aggiungere un capitolo di questo tipo, cioè dove si fa vedere come i singoli temi affrontati nei diversi capitoli da autori diversi, le capisco la difficoltà di come dire, coordinare in modo da metterli all'interno di una linea di sviluppo dei contributi fatti da persone diverse, chiaramente questo deve farlo uno che come dire, ha sotto mano tutta la documentazione e tutti gli interventi che ha coordinato e che
come dire, fa vedere come ci sono degli snodi all'interno della tradizione. Tu li hai nominati due, l'ultimo l'hai, come dire, un po' passato troppo rapidamente. Esatto. Adesso allora su questo interverrò, dirò qualcosa io. Cioè, i due grossi snodi sono l'intervento di Papa Gregorio, no? che ufficializza in qualche modo la fusione delle tre o quattro Marie e gli mette un nome, Maria Maddalena. Poi, chiaramente, una tradizione per poter avere successo deve avere un nome preciso. Delle Marie anonime non avrebbero, come dire, attecchito, cioè non avrebbero, è difficile ricordare, per cui è chiaro che quella che ha un nome, un'identità precisa, copre l'identità di tutte le altre. E di lì questo ha permesso, una volta ufficializzata questo personaggio complesso, ha permesso allora tutte le superfetazioni che si sono aggiunte nel corso dei secoli e che vedono appunto, naturalmente, cioè, l'ha già detto Pieri, cioè, quando un autore come Gregorio Magno presenta la figura della Maddalena come la prostituta, che è la stessa che ha, come dire, unto i piedi di Gesù, è la stessa che è la prima testimone del risorto, insomma unisce delle caratteristiche positive delle Marie dei Vangeli con quella della peccatrice, che è una connotazione negativa, anche se naturalmente perdonata da Gesù, e c'è bisogno di presentare la prostituta redenta, per cui giustamente si aggregano notizie prese da un'altra tradizione, che è quella di Maria egiziaca, e si fa come dire, si insiste molto sul carattere penitenziale, che poi viene poi anche ripreso nel culto di questo personaggio, cioè è prostituta sì, ma redenta. Il secondo snodo che mi è parso di vedere nella storia della tradizione è stato quello della creazione della leggenda dell'approdo sulle coste del sud del Mediterraneo, e evidentemente qui c'è un elemento nuovo che non esisteva in tutte le fonti antiche, quest'idea Maddalena che sì, apostolo, ma che era rimasta comunque in Palestina. E devo dire che mi pare che in una leggenda più antica c'è il Efeso, che la tomba è Efeso, esattamente. Poi evidentemente da Efeso. Posso, certo. No, questo è interessantissimo, perché la tradizione più antica dice giustamente, Claudio, la fa morire a Efeso. Perché finisce a Efeso? Perché, a parte il fatto, voi non lo sapete, ma lei era la fidanzata di Giovanni Evangelista. Poi Giovanni Evangelista ha incontrato Gesù ed è diventato il santo vergine, eccetera. Allora lei per ripicca si è prostituita, capito? Poi si ripete. Comunque, siccome Giovanni Evangelista prende la Madonna, no? E si prende pure la Maddalena, allora vanno tutti a Efeso, perché così a Efeso abbiamo la tomba di Giovanni e due tombe di Maria. Allora una è la Maddalena, l'altra è quella della Madonna, che però è vuota a un certo punto, perché ovviamente non ci può più essere il corpo della Madonna, no? Questa reliquia grande di Efeso ha delle storie, viene portata a Costantinopoli, ci sono dei pezzi che arrivano proprio in Francia, un dito in particolare che faceva parte di una dote, a quanto pare di una principessa bizantina che se l'è portata, poi un principe di qua ce l'ha, la porta in dote a una figlia del re
del re d'Inghilterra, no? Poi questa qui si fa suono, non so se sposano più, non so. Comunque, cioè, abbiamo queste prime reliquie che arrivano in Francia, arrivano in Inghilterra. Questo è stato studiato da Saxere, c'è il capitolo della nostra prima medievista che ne parla. E quindi questo spostamento verso Occidente, come della marea di altre reliquie, avviene anche per la Maddalena. Quando poi, giustamente, tra i ci sono dei forti poteri locali che hanno bisogno di forti reliquie, uno più clericale, vi dicevo, quello dell'abbazia di Vézelay, e l'altro più monarchico, più secolare, quello degli Angiò, ecco che allora è stata fuori l'intero corpo. Del resto, a un certo punto c'erano pure 12 teste di Giovanni Battista in contemporanea, e quindi non c'è da stupire tanto se abbiamo due corpi interi della Maddalena più altri pezzi che gira. Comunque, questo sviluppo della leggenda dell'approdo di Maria Maddalena nel sud della Francia costituisce una novità, dove appunto riparte il processo di formazione delle tradizioni, delle leggende, e la completezza l'abbiamo nella quella di Jacopo da Varagine, e abbiamo una Maddalena che è adattata alle esigenze dell'uomo. E il monastero, cioè diciamo l'ambiente monastico Vézelay, l'ambiente invece è più legato alla monarchia, poi anche ai vescovi locali, perché poi lì si rubavano le reliquie, insomma questo. Il problema che vorrei sollevare è che rimane per me un interrogativo che non ha ancora una risposta, ma forse perché io non mi sono mai occupato direttamente di questi problemi e non riguarda soltanto la Maddalena, ma è come mai, cioè, se si riesce ad individuare anche delle ragioni, forse un po' tu le hai anche accennate, ma come mai in un certo periodo nascono queste leggende? E faccio notare, tu l'hai nominato soltanto di passaggio, che più o meno nello stesso periodo si sviluppa anche la leggenda dell'approdo di Giacomo nel sud della Spagna. Che Giacomo fosse arrivato in Spagna lo dice già Isidoro di Siviglia nel VI secolo, ma ritrovano il corpo soltanto, mi pare, nell'XI secolo. Cioè, quindi questo fenomeno di prendere dei personaggi della cerchia di Gesù e di farli arrivare in Europa, naturalmente si viaggiava prevalentemente per via d'acqua, e quindi le coste sono il territorio privilegiato, è un fenomeno che si sviluppa in quel periodo e che probabilmente è stato studiato, ma io non lo so, e mi domando come mai, ma non soltanto come, forse uno riesce a capire come mai si crea una leggenda, ci sono dei bisogni, ma perché prendono proprio quei personaggi lì? Perché proprio Giacomo e non un altro? Perché la Maddalena? È vero che la Maddalena, svolgeva delle funzioni possibili dal punto di vista pastorale che non avevano altro, ma perché ci mettono anche Massimino? Ma perché ci mettono anche, cioè, come li scelgono questi personaggi? È chiaro che questo esula un po' dal volume che qui presentiamo, però è un tema di carattere più generale che così mi lascia come l'esigenza di capire un fenomeno che è probabilmente molto più complesso. Abbiamo citato due esempi, ma probabilmente ce ne sono anche altri, e questo evidentemente, allora, a parlare di queste cose ci vorrebbe uno che sia occupato dal punto di vista cronologico di un medievista, e che si sia occupato soprattutto dello sviluppo delle tradizioni agiografiche legate a dei personaggi dell'antichità e in particolare della cerchia di Gesù.
Dicevo che l'ultimo snodo all'interno della storia della tradizione, al quale tu hai accennato soltanto proprio alla fine, è il XIX secolo, quando come dire, l'interesse per questo personaggio riparte però con premesse nuove, e direi che la figura della Maddalena entra in questo rinnovato interesse soltanto come effetto collaterale, perché come dire, la linea principale dello sviluppo della tradizione è l'interesse per la tradizione sul personaggio di Gesù. In effetti il problema che si pone a proposito di Gesù, oltre al fatto che cosa ha fatto in questi 30 anni prima di arrivare al suo ministero pubblico, che noi conosciamo dai Vangeli, e allora magari ha viaggiato, se n'è andato di qua o di là, quello fanno andare prima del suo ministero pubblico, oppure dicono che non è morto in croce e allora cioè si è salvato in qualche modo, la cosa ha fatto dopo. Il problema è che questo Gesù che viaggia non viaggia da solo, ha bisogno di una moglie, e il evidentemente tra i personaggi della cerchia di Gesù quello che più si prestava ad essere considerato il marito, cioè la moglie di Gesù, ma questa volta non soltanto come dire, il rapporto visto dal punto di vista dello scambio sessuale, ma un marito che Gesù è il marito della Maddalena, ma che le dà dei figli, e quindi Gesù ha dei figli, e questi figli avranno a loro volta dei figli, e qui c'è tutto il problema della dinastia di Gesù. E queste cose qui sono affrontate in alcuni capitoli finali, che sono anche qui molto molto interessanti. Si va dai mormoni, così io non sapevo, i mormoni hanno anche lì sviluppato un'idea di Gesù che si è sposato, che però poi ha dovuto, perché è legato agli Esseni, non ha potuto in qualche modo consumare il rapporto con questa donna che amava e dalla quale era amato. Altri invece dicono che si è sposato, che ha avuto dei figli, e qui andiamo in tradizioni che sono anche non direttamente legate soltanto al mondo cristiano o cattolico in particolare, per esempio il gruppo degli Ahmadiyya, che è un gruppo legato alla tradizione musulmana, e che fa andare Gesù in India, naturalmente un Gesù sposato con la Maddalena, che si trova la tomba. Cioè, ci sono alcune caratteristiche che si ripetono nella tradizione. Si trova sempre una tomba, c'è sempre una tomba, un corpo, e uno ha una visione la notte prima, dove apprende di chi è il corpo. Cioè, le leggende, ci sono anche delle tecniche che poi si ripetono, si trovano. Cioè, anche qui la leggenda parte dal fatto che, non so se mi pare nel Kashmir, hanno trovato una tomba di un Gesù, oppure in un monastero tibetano si trovano dei documenti che poi, guarda caso, poi nessuno riesce a trovare, che raccontano queste cose. Devo dire che accanto a questo sviluppo della leggenda, che come avrete capito non ha molta attendibilità più delle leggende dell'approdo della Maddalena sulle coste del Mediterraneo, come dire, si è molto sviluppato con una parentesi un pochino più seria,
perché sulla, il grosso problema secondo me che è sotteso a tutti a questi che poi sono scritti pubblicati da leader di certi gruppi più o meno esoterici ha però anche un risvolto diciamo un pochino accademicamente più serio, cioè di alcuni autori che si sono espressi a favore della possibilità che Gesù fosse veramente sposato, e qui faccio solo un nome che è quello di Shalom ben Corin, il quale dice che, almeno dal suo punto di vista, è molto più probabile che Gesù fosse sposato e che, come dire, faceva per un ebreo del primo secolo faceva molto più problema che uno scapolo andasse in giro per la Palestina a predicare o a fare il rabbi senza essere sposato che non se lo fosse. È chiaro che qui si discute della possibilità che Gesù fosse sposato, ma cioè, naturalmente non si parla di figli, visto che non ci sono, in maniera la documentazione non permette di dirlo. Devo dire però che proprio l'autrice che ha quell'altra americana dice che da ricerche che ha fatto lei, era Calpino, che ricerche di tipo epigrafico, secondo lei non è così, non era così inusuale che ci fossero degli scapoli nella Palestina del primo secolo e che fossero anche dei personaggi pubblici, ecco. E questo, come dire, dalla documentazione epigrafica, soprattutto epigrafi mortuari, cioè ossuari o cose di questo genere, e che, come dire, ritiene che se è vero che la figura dello scapolo era certamente una figura un po' anomala all'interno della società ebraica in quel periodo, non era però così anomala come qualcuno vorrebbe farci pensare, perché effettivamente appunto ci sono dei documenti che attestano l'esistenza effettiva di questa possibilità, e poi soprattutto bisogna pensare che almeno Gesù, il personaggio di Gesù va collocato come dire nel confronto con altri personaggi analoghi a lui, prendiamo il Battista, prendiamo altri che si erano ritirati nel deserto, e chiaramente che è chiaro, potrebbero essere stati sposati, ma certamente avevano lasciato la famiglia, e per fare quello che hanno fatto non potevano certamente portarsi dietro i familiari. Quindi, voglio dire, il problema è un problema che ha attraversato tutti questi interessi per la persona di Gesù, laddove poi si pensava che Gesù fosse sposato, ovviamente il personaggio più indicato era quello della Maddalena, anche che sulla base della documentazione del Nuovo Testamento era quella discepola che amava Gesù, e, insomma, un tema che abbiamo ritrovato anche in altri contesti e in altri autori. Un'ultima cosa, questa tradizione, come dire, questo interesse sul Gesù sposato con la Maddalena, evidentemente è ritornato in libri romanzi che hanno avuto grande successo in questi ultimi anni. È stato menzionato l'autore greco, come si chiama? Kazantzakis, e poi evidentemente il culmine è stato, come dire, Dan Brown, no? Che chiaramente qui
ha avuto la genialissima intuizione di saper, come dire, combinare in un'alchimia molto molto ben calibrata una serie di temi che hanno stuzzicato l'interesse del pubblico, come dire, anche, come dire, un po' pruriginosi in alcuni casi, però uniti a una capacità di scrittura che almeno io ho letto anch'io ho letto il romanzo, evidentemente come dire, spiegano il successo che ha avuto. Quando mi accingevo a leggere il romanzo di Dan Brown, sono stato come dire, contattato da un amico, il quale mi ha chiesto, ma è vero? Detto, proprio questa è la domanda che non avresti dovuto farmi. Comunque, cioè, è un romanzo e va preso per quello che è. Purtroppo, però, cioè, per molta gente è molto più che un romanzo e quindi di qui le teorie del complotto allora si sprecano e evidentemente con tutti gli annessi e i connessi. Ho detto, dico ancora una cosa in chiusura, cioè è una notazione tecnica che però mi sento di fare perché bisogna che queste cose si dicano, anche se io capisco ci sono delle difficoltà di tipo economico degli editori, l'Italia è un paese più o meno piccolo e quindi i costi sono importanti, il numero di copie che si vendono non è elevatissimo, quindi una cosa l'hai notata già anche tu, cioè qui c'è una buona documentazione della iconografica per la parte più antica, per la parte più recente, io ho dubitato, c'erano problemi di costava troppo e non trovate le cose più importanti, le cose di Caravaggio per esempio non ci sono, no? Cioè io, che oggi basta, vai su internet e schiacci il bottone e arriva tutto. Abbiamo messo il sito, abbiamo indicato il sito. No, però voglio dire, è chiaro che qui uno trova, fino a un certo punto c'è una documentazione dettagliatissima, praticamente tutti gli autori che sono citati sono rappresentati e poi diciamo, dal Rinascimento in poi invece le cose non sono così. L'altra osservazione tecnica, che però naturalmente non può essere imputata né agli autori né al curatore, è che un libro come questo si conclude con una bibliografia amplissima che è molto utile, però manca una cosa che per lo studioso è fondamentale, cioè questo io l'ho detto a Edmondo Lupieri, che però ormai, cioè, non si può più fare niente, manca un indice dei nomi e un indice dei passi biblici citati. Perché dico questo? Perché se uno vuole riprendere in mano il libro e lo mette nello scaffale dopo un anno, se vuole ritrovare qualche cosa qui dentro, non ha gli strumenti per farlo. Perché cioè, dopo uno dimentica e se vuole andare, per esempio, come faccio? Non ho nessun modo di poter arrivare a soddisfare una legittima curiosità e quindi condanno il libro ad essere purtroppo difficilmente riutilizzabile. Non è la prima volta che io sollevo questo problema. Mi ricordo che il primo corso che io ho fatto qui all'Università di Torino era fatto su un libro tradotto dal Mulino, che era il libro di Mix, i cristiani dell'Apostolo Paolo, comunque era i primi cristiani urbanizzati, un bellissimo libro, che però anche qui arrivi al fondo è solo l'indice, e se tu vuoi ricercare qualche cosa, ma anche dopo che l'hai letto ti sei dimenticato, vuoi andare a ritrovare una pagina, non la trovi più. Purtroppo, lo so che ci sono dei costi, un libro se vuole essere a disposizione non solo
non vuole essere soltanto un instant book che dopo che l'ho letto lo posso buttare via, ma lo voglio tenere lì, magari ritornarci, avrebbe bisogno di essere integrato da questi apparati che sono costosi, lo so, però molto utili. Grazie. Adesso dunque sono le 7:22, diamo ancora qualche minuto per se ci sono delle domande, se c'è qualche intervento da parte del pubblico. Prego. Per una questione, grazie molte per l'intervento, davvero molto affascinante. Io sono interessato a questioni di genere e mi domandavo, rispetto a lei a un certo punto dice che tutte le varie storie sulla Maddalena in qualche modo hanno trovato dall'esterno, dall'interno, insomma, una qualche confusione, diciamo così, sono poi unificate. Però le storie di cui lei parlava sono, dentro la mia testa, insomma, le ho essenzialmente divise in due categorie, cioè la Maddalena peccatrice che si redime, che poi va nel deserto, e la Maddalena predicatrice, l'apostola. Allora io, con un po' di sensibilità sulla questione di genere, queste due categorie storiche non le vedo proprio per niente conciliabili. E allora mi chiedevo, soprattutto rispetto alle fonti antiche, quindi diciamo così, insomma, evangeliche in senso largo, quindi sia canoniche che non canoniche, in modo particolare l'Evangelo di Maria Maddalena, dove effettivamente c'è una molteplice attestazione della Maddalena come apostola. In fondo, in tutte queste attestazioni la Maddalena viene mandata a dire agli altri, in particolare nel Vangelo di Maria Maddalena, no, c'è questo battibecco con Andrea, con Pietro, che dice: ma no, non è possibile che Gesù ti abbia detto queste cose, figurati se le ha dette a te, figurati se le ha dette a una donna, no? Ecco, mi chiedevo se in realtà il tentativo di fondere diverse narrazioni non vada nella direzione proprio di annullare invece e di normalizzare questa categoria della donna apostola. Anziché di, come dire, fondere diverse cose, e poi alla fine la donna rimane sempre quella che o è la grande tentatrice, oppure la mamma, oppure quella che ama Gesù. Però Maria Maddalena non può diventare apostola come Paolo, per esempio. Questa cosa qui è una cosa che non tocca sempre. Ma mi chiedevo se effettivamente, no, nel corso dei secoli, questo tentativo di confluenza di queste diverse storie non vada nella direzione della normalizzazione e dell'esclusione di questa donna apostola. Grazie anche Claudio per tutti gli stimoli. Aggiungere a questo che dicevo ora, che mi sembra di aver capito che non sia appunto trattato in maniera più esplicita questo tema, no, dell'apostolicità. È apostola effettivamente Maddalena, che invece è un tema molto sviscerato nell'ambito soprattutto degli studi femministi, cioè rimane tuttora discussa. Qui c'era una curiosità che mi rimane, siccome qui c'è un'ampia panoramica di studi, l'edizione inglese che avrà 20 contributi, quali sono i temi, come dire, che in più che saranno trattati in questa edizione? Grazie. Allora, la Maddalena ricettrice di rivelazioni particolari la troviamo, lei citava prima il Vangelo di Maria, la troviamo in tradizioni fondamentalmente gnostiche. Quando si sente la necessità della Maddalena predicatrice, questa entra nella leggenda, ma poi comincia immediatamente a creare problemi alla gerarchia latina, alla gerarchia cattolica. Per cui dobbiamo dire sì, ma non predicava davvero, esortava la gente, anche perché qui siamo mai XIII secolo, no? E allora ci sono i valdesi da una parte, le effervescenze, il movimento delle becchine, di qua di là. Allora anche lì le sante donne che rimangono nell'ortodossia sì, imitano la Maddalena, ma voi sapete che una donna era come si chiama la
la leggente tedesca che riceve l'autorizzazione a predicare, l'unica, aiutatemi voi il collega, Hildegard di Bingen, no? E lei riceve l'autorizzazione effettivamente predicare, ma è un caso eccezionale, si muovono vescovi, papi e cardinali, voglio dire, per arrivare a una cosa del genere. E anche questa storia della Maddalena lo si vede nelle varie redazioni, no? Che predicatori, quindi domenicani, siano quelli forse responsabili di questo, e anche Jacopo Dalla Razze era un domenicano, quelli intorno agli Angioini sono domenicani, quelli che si prendono cura quindi del corpo e delle altre reliquie della Maddalena in Provenza sono domenicani, e quindi forse loro a un certo punto hanno tirato fuori questa cosa della Maddalena predicatrice, perché anche serviva, ma poi in altri ambienti, anche della Chiesa Latina, hanno cercato di metterla in naftalina il più possibile. E questo si vede proprio, vedete questa cosa, ma esortava soltanto di qua e di là. E questo è una cosa a cui siamo stati abbastanza attenti, e di non riproiettare sulla persona storica le tradizioni successive. Non abbiamo affrontato, cioè abbiamo affrontato il personaggio della Maddalena come costruzione letteraria, non abbiamo deciso che non era compito nostro andare a cercare una ricostruzione, se sta Maddalena nella storia è andata o non è andata, fatto o non ha fatto, non lo so, francamente, non lo so. Rapidamente alcuni dei temi in più: ci sarà un capitolo su Celso e Porfirio, e quindi l'uso anticristiano della Maddalena, perché insomma voi cristiani nel settore della risurrezione sì, ma avete quattro donne allucinate, isteriche, e una pure di malaffare che viene da un paesino mai visto, mai sentito prima, insomma questa è la sostanza, no? Questo è una cosa, adesso ricordarmeli tutti e sette ne sarà un po' tosta. C'è un capitolo sulla polemica fra riformatori sia cattolici sia protestanti, e diciamo la ridivisione delle varie donne, e quindi quello che dicevo prima, che in ambiente cattolico non ha avuto successo. Abbiamo un capitolo splendido di Piovanelli sul perché la Maddalena è andata a finire in India, no? Con di Gesù, che è divertentissimo, riprende la questione di Notovic, per quello che è andato a trovare i presunti manoscritti su Gesù in India e tutte queste cose così. E adesso poi la cosa che ricordo, i due capitoli finali, c'è un capitolo scritto da una donna prete americana, sapete, della Chiesa Cattolica delle Donne Preti, il Movimento delle Donne Preti, che racconta come nelle comunità appunto che riconoscono il sacerdozio femminile cattolico, si considerano cattoliche romane, hanno rifatto la liturgia inserendo personaggi biblici femminili nelle letture, nella struttura liturgica, e in particolare nella Maddalena. La stessa chiesa in cui questa geometria lavora o ha lavorato come prete cattolico, prete cattolica, non so, è intitolata a Maria Maddalena Apostola. L'ultimo, il capitolo di chiusura, sarà sui legionari di Cristo, che adesso hanno da anni, insomma, hanno acquistato i terreni di Tarchea, che Tarchea sarebbe il nome greco di Magdala, con il piccolo particolare che è saltato fuori adesso, che non siamo assolutamente sicuri che quello si chiamasse Magdala, perché non ci sono testimonianze anteriori al IV o V secolo dell'era cristiana, però è un toponimo abbastanza diffuso, perché Magdal, Migdol, la
torre, no? In varie vocalizzazioni. Allora qui abbiamo da torre annunziata, abbiamo tantissime torri, così pure in Galilea ci sono vari paesi che hanno paesini, che hanno villaggi talora che sono Magdal qualcosa o Magdal da solo. Allora forse la Maddalena non viene da questa città tarichea, ma da un'altra parte. Adesso loro scavano lì, ma questo non importa. Il fatto è che un paio d'anni fa una persona al vertice dei legionari di Cristo ha detto sì che era stato un grosso shock per loro scoprire che Maciel de Goiado, il fondatore corrottissimo, sapete, ha avuto a quanto pare almeno 3 figli da 2 donne diverse e poi molestava i ragazzini a tutto spiano, e poi è stato spretato da Benedetto XVI e i suoi l'hanno messo in una villa milionaria negli Stati Uniti, dove se n'è morto tranquillo in età molto avanzata. Questo ha detto e sì, ma vedete, sì, è stata una cosa per noi scoprire questo, però in fondo anche la Maddalena era stata una prostituta, e questo l'ha detto qualche anno fa, no? Allora gli hanno sparato contro perché questo Marziano non si è mai pentito, la Maddalena non era proprio una prostituta, e comunque è venuto a cadere proprio a fagiolo, perché poi adesso un po' di mesi fa, e allora nella versione inglese sarà aggiornato questo, avete letto la storia dei Paradise Papers, no? Di questi fondi nascosti, i legionari avevano 300-400 milioni di dollari nascosti per non pagarci le tasse, e allora facciamo un bel articoletto conclusivo su questa cosa che c'è per la Maddalena. Indirettamente povera Maddalena, tirata per i capelli, che hanno avuto rossi e lunghi come la cosa. Sì, un paio di cose. Perché la Maddalena e non altri, perché nascono le leggende? Perché la Maddalena e non altri, non lo so, a volte io ho il sospetto che si prende il santo che è ancora libero, la figura che è ancora libera. In epoca, senz'altro, tardo medievale e rinascimentale, c'è un forte interesse nelle monarchie a crearsi un pedigree, si fanno delle genealogie monarchiche in cui i monarchi dichiarano di discendere da personaggi biblici, spesso dell'Antico Testamento, talora la cosa è, almeno in quei casi che ho visto, la cosa era legata al diritto di possesso di terre, e in particolare poi alla scoperta delle terre americane, e allora i sovrani europei si rifanno la genealogia per arrivare a un antenato veterotestamentario che in qualche modo giustifichi l'accaparramento in nome di Dio delle terre, perché c'era già andato, perché qualcosa così e cosà. E qui per il XIX secolo, che tu hai giustissimamente menzionato, direi che ci siano due direzioni che emergono. Una è gli studi, diciamo così, scientifici, che sono figli dell'illuminismo e che comportano certamente una demitizzazione, una umanizzazione dei personaggi, perché Gesù uomo, allora se un uomo c'è bisogno di una donna, quindi gli esegeti queer e LGBTQ sparano a zero contro una tale idea, no? Perché no, allora, però c'è questa demitizzazione dei personaggi, rende i personaggi diversi e li rende più, ci possiamo appropriare di quei tali personaggi in modo più facile. E allora abbiamo il procedimento va parallelo a una crisi del sistema di controllo religioso da parte delle religioni istituzionali. Allora, con la formazione di nuove forme religiose svincolate dalle grandi chiese, c'è la possibilità di accaparrare personaggi che nello stesso momento sono stati demitizzati e sganciati dalla interpretazione tradizionale. Allora, specialmente poi in ambito postmoderno, la mia lettura vale tanto quanto la tua, e quindi io mi sono autorizzato a riprendere
a riprendere il personaggio, a reinterpretarlo, e la mia lettura vale quanto la tua. E poi sì, è vero, c'è sempre una tomba. Ad esempio la tomba come trova. E anche gli amici Mazzei, lo sappiamo questo da una testimonianza del XVII secolo, poi la cosa sembra scomparsa, forse era una balla raccontata ai missionari. Questi dicevano che a Shusta in India c'era la tomba di Giovanni Battista, perché ciascuno si porta il santo a casa sua, come quando vai in un nuovo paese e fondi la nuova Olanda, la nuova York, la nuova questa, la nuova quello, o chiami il paesino, lo chiami Betlemme, Gerusalemme, Roma, Milano, da una parte, così ti porti anche il tuo santo, e alla fin fine, se non hai la reliquia, te la fai, perché per questo serve, è il fondamento. Vedo che ci fanno dei segnali. Grazie per la tua chiarezza espositiva. Avrei due domande semplici. Dunque, secondo la tradizione, Maria Maddalena e le altre due Marie sono finite a Saint-Marie de la Mer. Come mai l'argomento è stato trattato nel libro e poi forse ci sono stati altri paesi sulla costa della Camargue che hanno reclamato la presenza di Maria Maddalena? La seconda domanda è questa: c'è qualche connessione tra Maria Maddalena e il Santo Graal? Grazie. Allora, per la prima sì, è trattato marginalmente, e ci sono tutte leggende. Qui non si finisce più, perché poi c'è questo Merois Gimodin, che è uno. Voi siete familiari con gli annali acasici, la memoria del tempo, la memoria dello spazio, cioè se uno adotta pratiche che a quanto secondo loro erano, non so se erano tibetane, egiziane, ma non importa, tanto qualsiasi cosa dici va bene, no? Con ascesi eccetera eccetera, tu esci da te stesso e telepaticamente entri in contatto con la memoria del tempo o dello spazio, che sarebbe una memoria eterea in cui tutti gli eventi del pianeta vengono registrati. Allora tu vai lì e sai tutto. C'è uno che è andato in questo modo, è entrato in contatto con uno di quelli che hanno crocifisso Gesù, insomma tutto. E questo qui ha visto la Maddalena nella Gallia meridionale, che parlava con le altre Marie, che parlava con le altre discepole, raccontava le storie di Gesù e come erano sposati, come erano tanto carini, tanto belli insieme, e tutte queste cose così. Quindi questo noi ne parliamo marginalmente. Quanto al Santo Graal, guarda, questo è una cosa che diventa un fiume impossibile da lì, perché poi gli ci hanno messo tutto, ci hanno messo i templari, che cosa hanno trovato i templari, allora i templari sono andati in Egitto, dall'Egitto sono andati in Etiopia, poi questa Maria Maddalena è nata sull'Amba Magdala, cioè l'Amba Magdala non si chiama Magdala in onore della Maddalena, ma la Maddalena era quest'Amba Magdala in Etiopia. E allora lei era la discendente della regina di Saba, quindi era di carnagione scura, e quindi anche discendente di Salomo, non lo so, insomma c'è, è un mare, e noi ne trattiamo a varie riprese in questo. La cosa più bella è, perché forse andiamo con questo, che ci mandano messaggi a tutta forza, è che prima si sono costruite leggende con una funzione ecclesiale ben precisa, la Chiesa le ha sostenute. Con l'illuminismo la Chiesa è stata accusata violentemente di sfruttare l'ignoranza della gente, di costruire queste leggende, e la Chiesa cattolica ha parzialmente abbandonato tutte queste storie, non so, anche riducendo a livello di santi, di culti locali, insomma, non ci crediamo, ha lasciato cadere queste cose. Queste stesse cose però nella liberalizzazione della New Age e del postmoderno sono state riprese
E allora la Chiesa viene accusata adesso di fare il complotto e di averle nascoste. E questo è molto interessante, perché dentro il luministico ti hanno accusato di avere creato queste cose ignobili che vanno distrutte. Cioè, quando finalmente anche col Vaticano II ci si è sganciati da questo, adesso sono pensati, ah, ci avete nascosto la verità, che invece era quella lì, perché così la Maddalena va in Gallia, perché così ci sono tutte queste storie. E per questo io ho questa sensazione, e vi chiudo, che noi siamo costruttori di miti esattamente e più forse che i nostri antenati medievali e rinascimentali. Nel congedarvi vi do appuntamento al prossimo incontro nell'ambito del lunedì della Peterson, che si terrà però nella sala Pellegrino a Palazzo Nuovo dell'Università, il 19 febbraio alle ore 16, e discuteremo del libro di Tommaso Cagliò e Lucia Ceci, L'immaginario devoto tra mafie e antimafia, pubblicato dall'editore Biella di Roma. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti.